il frangente. Vediamo cos'è successo. C'è Zabel, viene atteso da due compagni squadra, radio corsa, la persona di Sergio Mometti ci informa che Zabel è caduto e con l'aiuto di Untermark e di Julic l'americano cerca di riportarsi in gruppo. Un'altra caduta. Altra caduta, Alessandro, mi sembra ci sia Di Luca a terra. Auro, io purtroppo sono avanti al gruppo e questa caduta non l'ho proprio vista, però mi fermo e verifico. Vediamo chi c'è a terra, sembra proprio Danilo Di Luca, Danilo Di Luca, il nostro uomo di punta per una selezione sulla Cipressa e poi sul Poggio, purtroppo è finito a terra. Quel che vi dicevamo, sono tratti molto pericolosi perché si cerca di conquistare le posizioni di testa in vista della Cipressa. E c'è anche Decker a terra, è la maglia di leader di Coppa del Mondo, c'è anche Eric Decker a terra, quindi questo è un momento critico della Sanremo, sia Di Luca che Eric Decker sono fermi, entrambi rimasti vittima di una caduta. La caduta è sicuramente stata nelle prime posizioni del gruppo, il problema qual è stato? Che andavano talmente piano che tutti volevano andare davanti, non c'era spazio e alla fine sono caduti, perché quando la velocità è sostenuta è meno facile cadere. Immagini veramente critiche, vediamo almeno 10 corridori a terra, Di Luca e Decker doloranti sono tuttora fermi, anche Nardello è finito a terra, il campione d'Italia Daniele Nardello. Vediamo Galletti che scende di bicicletta, vorrebbe dare una mano al suo capitano Di Luca ma non c'è niente da fare, evidentemente è dolorante l'abruzzese. Tra l'altro Zabel ha perso altri secondi perché questa caduta lo ha fatto rallentare di nuovo e quindi potrebbero esserci per lui per un rientro. Zabel che ha avuto un incidente meccanico pochi metri prima. Tutto questo è successo nel tratto tra Imperia e San Lorenzo al Mare, quando mancavano 30 km al traguardo. In una fase decisiva della gara, vedete queste immagini purtroppo tristi di Danilo Di Luca che puntava molto sulla classica di primavera, la Milano-Sanremo, è fermo Danilo, per lui un colpo mi sembra alla coscia. E c'è anche Igor Astarloa fermo, ma non c'è più nulla da fare per Di Luca, deve abbandonare qualsiasi sogno di vincere la Sanremo. Decker, il vincitore della Coppa del Mondo dell'anno scorso, è tuttora a terra. L'olandese Eric Decker. È un vero peccato, in questa caduta abbiamo perso due sicuri protagonisti, Di Luca che volava la Tirreno Adriatico, ha vinto due tappe, secondo in classifica, i primi due della Tirreno Adriatico, Decker e Di Luca. Sentiamo Alessandro se ci dà qualche notizia, non sulla caduta perché sappiamo essere avanti, nel frattempo è successo qualcos'altro Alessandro? Il gruppo si è frazionato in diversi tronconi. Hanno perduto contatto, oltre ai già citati Decker e Di Luca, solamente Zabel, almeno questo per quanto concerne gli uomini che puntano eventualmente alla vittoria. Per quanto riguarda tutti gli altri attardati sono uomini di seconda fascia. Tu hai visto rientrare Zabel? Zabel è rientrato in gruppo? Zabel sta cercando di rientrare nel gruppo. In questo momento il gruppo che comprende Eric Zabel è formato da una ventina di uomini, il loro ritardo è quantificabile intorno a un centinaio di metri, non di più, quindi Zabel sta rientrando in gruppo aiutato da tutti i suoi uomini. Zabel sta rientrando, Davide, mentre adesso l'andatura si è fatta molto sostenuta. Comunque Zabel può rientrare perché lo attenderanno i compagni di squadra, però comunque spenderà molto per poter rientrare, per rientrare e se rientra eventualmente poi posizionarsi nelle prime in testa al gruppo. E davanti adesso c'è Stefano Guerrini, compagno di squadra di Giuliano Figueras, che è da considerarsi il capitano della Ceramiche Panaria Fiordo. Fuori gara dunque Danilo Di Luca causa una caduta. Affidiamo le nostre speranze a Bettini, a Figueras e ad Alessandro Petacchi. Zabel sta rientrando, Zabel era caduto un chilometro prima di Luca. Linea ad Alessandro. Mi correggo perché il gruppo nel quale sta rientrando Eric Zabel non è quello principale ma è il secondo gruppo. Un gruppo piuttosto nutrito che comprende una quarantina di uomini. Dunque Zabel sta rientrando in questo gruppo ma non nel primo gruppo. Qui Radio Corsa ci segnala gruppo compatto nel senso che sono stati raggiunti Olano, Anderle, Schmidt, Duma, quindi non ci sono più.
i fuggitivi della prima ora, gruppo compatto. Verifichiamo se ci sia un secondo gruppo nel quale fa parte anche Eric Zabel. Alessandro, dimmi. No, io direi che sono due i gruppi, i grandi gruppi. E Zabel sta entrando nel secondo gruppo. E indicativamente quanto dovrebbe recuperare nei confronti di chi è davanti? Ma io penso non più di un 300-400 metri, non è moltissimo, ma il gruppo si è spezzato in due tronconi, questo sì. È un po' troppo. Eccolo qui, lo vediamo. Eccolo, vediamo. Questa inquadratura dall'elicottero ci ha delucidato su quanto sta succedendo. Questo che vediamo inquadrato è il secondo gruppo del quale fa parte Eric Zabel. Vedete il trenino della Telecom sta rientrando, quindi Zabel sta raggiungendo il secondo gruppo, ma davanti ci sono ancora 50 corridori. Non è però che abbiano un margine notevole. No, avranno 20-25 secondi di ritardo, però siamo ormai in vista della Cipressa e quindi ho paura che ci siano poche possibilità per Zabel, ma adesso appunto vediamo come si evolverà questa corsa, perché davanti comunque stanno andando molto forte, perché davanti adesso tirano a tutta. Questo è il gruppo di Zabel, vedete, con Zabel ci sono Andrea Sklier, c'è Bobby Julich, c'è Jan Schaffrat. Quindi fidi gregari del tedesco, quattro volte vincitore della Sanremo, stanno per rientrare nel secondo gruppo. Queste cadute hanno fatto dei danni enormi, nel senso che hanno spezzato il gruppo principale in tre tronconi. Bisognerà vedere chi c'è davanti, lo sapremo tra pochi minuti quando comincerà la Cipressa. Sulla sinistra vediamo il gruppo di testa, uomini della Mapei davanti. Vediamo Bramati, poi c'è anche Stefano Zanini, Nardello ci segnalava a Radio Corsa è caduto, dovrebbe esserci Oscar Freire, se davanti c'è tutta la Mapei. Sì, c'è Oscar Freire e c'è Paolo Bettini, quindi la Mapei non dovrebbe aver perso uomini in questa caduta. E proprio in questo istante Zabel è rientrato nel secondo gruppo. Alessandro, tu dove ti trovi esattamente? Adesso sto per farmi raggiungere dal secondo gruppo tirato dalla Mercatone 1. Il ritardo di questo secondo gruppo è intorno ai 25 secondi e vedo Roberto Sgambelluri avanti a tutti. Nel primo gruppo ci dovrebbero essere gli uomini di punta della Fassa, ossia Bartoli e Petacchi, come avete detto voi, i due uomini della Mapei, Oscar Freire e Paolo Bettini. Di sicuro c'è Mario Cipollini, McEwen è attardato, ecco qui nel secondo gruppo McEwen è intorno alla decima posizione. Altri uomini dovrei andarli a scovare. Naturalmente appena hai notizie faccelo sapere. Vediamo anche uomini della Mercatone 1, la squadra di Pantani, ancora non si vede Marco Pantani, è passato Dimitri Konishev. Qui siamo nel secondo gruppo, Zabel è rientrato ma sono 36 secondi, eccolo lì Zabel con il numero 1, 36 secondi di ritardo quando siamo ormai in vista della salita della Cipressa. Sarà veramente difficile, se non impossibile, per Eric Zabel rientrare, mentre Cipollini, come ci ha segnalato Alessandro Fabretti, fa parte del gruppo di testa che dovrebbe comprendere una cinquantina di corridori. Ho il timore che tutti questi corridori siano ormai tagliati fuori, perché hanno 36 secondi, ma soprattutto tra un po' comincia la Cipressa. Eccola qua, è cominciata la Cipressa. Ritiro di Decker nel frattempo, di Luca è ripartito e c'è Bettini adesso davanti sulla Cipressa. È cominciata la Cipressa, occhio al cronometro Davide. Gli ultimi anni hanno impiegato poco più di 9 minuti per coprire questi 5 km e 700 metri di salita. C'è Paolo Bettini davanti. Sì, è partito subito Paolo Bettini, poi mi sembra Vesema in seconda posizione, poi c'è Sciandri in terza, sono rimasti una decina davanti. Vedete che Bettini cerca collaborazione, naturalmente l'uomo della Telecom non gliela dà. La Cipressa in salita presenta 26 curve con 4 tornanti, si arriva proprio nel comune di Cipressa, che è un piccolo comune della provincia di Imperia di 1100 abitanti. Chiede cambi in testa al gruppo Bettini, ma nessuno glieli dà. No, in seconda posizione non mi sembra Vese, ma Vinokurov. Dovrebbe essere appunto il vincitore della Parigi-Nizza, Aleksandr Vinokurov, corridore del Kazakistan.
Bettini da solo non può fare. Infatti adesso la velocità è leggermente diminuita, mi sembra che siano rientrati tutti gli altri. Adesso vediamo se c'è qualcuno in grado di scattare. C'è Bo Larsen in prima posizione. A metà salita della Cipressa mancheranno 25 chilometri al traguardo. Corridore della Cofidis, si tratta di Andrei Kivilev, che ha rischiato di vincere il Tour de France l'anno scorso, poi è crollato sulle salite pirenaiche. Andrei Kivilev, conterraneo di Vinokurov, altro atleta del Kazakistan, milita nella Cofidis, formazione francese. Tra l'altro è dello stesso paese di Vinokurov, hanno la stessa età, vengono dal Kazakistan e quest'anno è partito molto forte perché è arrivato quarto alla Parigi-Nizza. Vediamo chi si porta all'inseguimento di Kivilev, si tratta di Antonio Rizzi, un giovane molto interessante che militava nella Mapei, adesso è passato alla Mobilvetta, la formazione diretta da Stefano Giuliani e Gabriele Di Francesco. Qui siamo con Pantani e Zabel, c'è anche McEwen, quindi Marco Pantani, il pirata, fa parte del secondo gruppo tirato da Lelli. Sì, il ritardo è ancora sui 30 secondi, adesso c'è sempre Kivilev in prima posizione, la Cipressa è già cominciata da 2 chilometri. Andrei Kivilev all'attacco da solo sulla Cipressa, Antonio Rizzi, dovrebbe essere Ivan Basso in terza posizione, ci sono sempre Vinokurov, Oscar Freire si mantiene intorno alla ventesima posizione, ma il tratto nel quale generalmente si fa più selezione è l'ultimo della Cipressa prima dell'inizio della discesa. Sì, a 2 chilometri dall'arrivo c'è un tratto abbastanza... Dallo scollinamento, sì, più che dalla... Esatto, c'è un tratto abbastanza insidioso, ci sarà un tornante, tra 300 metri c'è questo tornante sulla destra e lì ci sono 500 metri duri. Ci aspettavamo un attacco di Peter Farasain, sempre della formazione Cofidis, atleta belga, invece è partito Andrei Kivilev, un compagno di squadra di Kivilev. Il maremmano Lelli sta tirando invece il secondo gruppo, del quale fanno parte sia Zabel che Marco Pantani. Vediamo il margine di Kivilev, è di una decina di secondi. Ecco, adesso arriva il tratto più impegnativo, quindi qualcuno da dietro potrebbe tentare di andarsene. Il gruppo è composto da 60-70 corridori. Velocità di 24 km orari in questo tratto. 33 km orari, 24 km al traguardo. 12 secondi il margine di Kivilev. C'è Petito, c'è anche Petito che sta risalendo sulla destra. Vediamo la maglia di campione del mondo di Freire. C'è anche Igor Flores Garcia della formazione Euskaltel Euskadi, mi sembra Cipollini, che ci sia anche Mario Cipollini, inquadrato adesso Alessandro Petacchi. Ecco, rimaniamo un attimo su Alessandro Petacchi con il numero 96, maglia bianca, eccolo qui Alessandro Petacchi, potrebbe essere la nostra vera speranza in volata assieme a Mario Cipollini per contrastare gli stranieri. Zabel è indietro e non sappiamo se riuscirà a recuperare, sembra difficile però per il tedesco quest'anno. Penso sia quasi possibile rientrare, abbiamo visto Cipollini, Petacchi, mi sembra che tutti e due stiano pedalando molto bene per il momento, anche perché la velocità come vedete non è sostenutissima, nessuno attacca, adesso c'è un tentativo, sembra uno sulla destra che cerca di andarsene. Alessandro Fabretti, a te la linea, ci puoi dire qualcosa di... Guarda Auro, in più? Io sono alle spalle del gruppo che comprende il campione del mondo Oscar Freire e Mario Cipollini, anche per verificare eventuali corridori in difficoltà, ma mi sembra che tutti coloro che stanno puntando alla vittoria sono nelle primissime posizioni, dunque non c'è nessuno che si sta sfilando. Nel frattempo il vantaggio di questo gruppo nei confronti del gruppo che chiamiamo il gruppo di Eric Zabel è ancora intorno ai 30 secondi, dunque si mantiene costante. 30 secondi, noi abbiamo visto nel primo gruppo sia Freire che Cipollini e che Petacchi, sì. Quindi dacci notizie Alessandro nel caso Cipollini dovesse perdere contatto. Abbiamo visto anche Cmil nel gruppo di testa, ma al comando sempre Andrei Kivilev.
Alessandro, a te la linea. Mario Cipollini in questo momento è in mezzo al gruppo, ovviamente lui non è uno scalatore, e accanto a lui ci sono Giovanni Lombardi alla sua destra, c'è Gentili, Massimiliano Gentili alla sua sinistra, è ben coperto. Dietro di lui c'è anche Martin Perdichelli. Mentre adesso si è sganciato dal gruppo di testa Gutiérrez, il campione spagnolo, che sta per raggiungere Kivilev. Si sta animando questa salita della Cipressa. Rizzi sta per essere raggiunto, mentre vediamo la maglia di campione di Spagna di Gutiérrez. Giovane atleta molto promettente, completo soprattutto, va bene sia a cronometro che in salita. Vediamo dall'alto anche la sagoma di Tomas Konecny. Attenzione a Konecny, rappresentante della Repubblica Ceca, che potrebbe dire la sua anche in un eventuale arrivo allo sprint. È molto veloce Konecny. Lo ricordiamo, Davide, vincere alla Vuelta l'anno scorso, proprio in volata. Sì, la tappa di Murcia. In testa, almeno nelle prime posizioni, c'è anche Lance Armstrong, che nonostante non corra dal Gran Premio di Zurigo dell'anno scorso, è lì, nelle prime posizioni. Quindi se c'è attenzione, mi sembra che sia proprio Giuliano Figueras. È partito alla sua maniera, il corridore napoletano, il capitano della Ceramica Panaria Fiordo. Giuliano Figueras era atteso sulla Cipressa, si è portato all'inseguimento di Kivilev e Gutiérrez. Rivediamo questo allungo di Giuliano Figueras. È partito come una scheggia, proprio forte, difatti è riuscito a prendere in un batter d'occhio i corridori che lo precedevano. Adesso bisogna andare a riprendere Kivilev, che ormai è, mi sembra, a circa un chilometro dal Gran Premio della Montagna. E ormai possiamo annunciare che il gruppo di Zabel e Pantani sta perdendo ulteriori secondi, adesso è segnalato a 1 minuto e 5 secondi. Dunque Zabel non potrà vincere la sua quinta Milano-Sanremo, nonostante l'impegno di Max Lelli in testa al secondo gruppo. Sono gli inseguitori quelli che abbiamo visto inquadrati. 65 secondi il loro ritardo. Alessandro Fabretti, i velocisti sono ancora tutti assieme? Sono ancora tutti assieme. Adesso nelle retrovie Mario Cipollini. Mario Cipollini, anche se rimane comunque nella pancia del gruppo. Sì, non dovrebbe più staccarsi adesso perché il tratto più impegnativo è finito. Qui vanno su a 45-47 all'ora, quindi è riuscito a passare indenne la Cipressa. C'è anche Incapi con Lance Armstrong. Davvero Armstrong stupisce ogni giorno di più alla sua prima corsa dell'anno, essere lì nel gruppo di testa. Sono già stati percorsi qualcosa come 260 chilometri e Armstrong è lì con la testa del gruppo. Gutiérrez sta per raggiungere Andrei Kivilev. Qui siamo nel comune di Costa Rainera, adiacente al comune di Cipressa. Il termine della salita è posto alla chiesa, la chiesa della Visitazione, una chiesa risalente al 1670. Quindi eccolo là il campanile della chiesa della Visitazione. Manca 1 chilometro allo scollinamento. E dietro a lui, dietro a Kivilev, Gutiérrez, che nonostante sia passato professionista nel 2000, ha già vinto un campionato spagnolo a cronometro ed è il campione nazionale spagnolo in carica su strada. Questo ragazzo che in Italia nel 99 ha vinto il campionato del mondo a cronometro, Under 23. Ormai sta per concludersi la salita della Cipressa. E qui inizia la discesa, una discesa che misura 3 km, 150 metri, 22 curve con 3 tornanti. È una discesa che va affrontata in maniera molto tecnica, serve più guidare la bicicletta che pedalare, mentre vengono raggiunti Gutiérrez e Kivilev. Quindi gruppo compatto in cima alla Cipressa, 21 km al traguardo. Mi sembra che ci sia Bartoli in terza posizione, il gruppo adesso vediamo da quanti corridori è formato, saranno sì una cinquantina, 50-60 corridori. Alessandro Cipollini è sempre in questo gruppo? Sì, è sempre in questo gruppo, adesso stiamo affrontando la discesa, mi sembra che i corridori la stiano affrontando con la massima attenzione. E in seconda posizione alle spalle di Kivilev si è inserito Celestino, altro corridore ligure, di fatto è diventato dopo la caduta di Di Luca il capitano della Saeco. Adesso è Bartoli a condurre, Michele Bartoli come 2 anni fa affronta davanti la discesa della Cipressa. Questi è proprio Celestino, nato il 19
marzo, giorno di San Giuseppe, per quasi 50 anni la Sanremo si è disputata proprio il 19 marzo. Celestino è nato mentre Gimondi, la maglia di campione del mondo nel 74, vinceva la classicissima. E Celestino in discesa va veramente forte, quindi potrebbe staccare tutti gli altri. Adesso vediamo, c'è anche Bartoli inquadrato in questo momento, mancano 20 km all'arrivo. Il problema, Davide, è che non siamo ancora sul poggio. No. Fare la differenza in discesa sul poggio potrebbe dire vittoria. Qui ci sono ancora quei fatidici 8 km e 900 metri che di solito consentono a chi è dietro di raggiungere i battistrada. Comunque Celestino ha guadagnato una ventina di metri. Si conosce benissimo questa discesa, è una discesa difficile, tecnica, vanno giù, pensate, a 67 all'ora, ci sono tornanti, ci sono curve cieche, praticamente non sai come finisce la curva, quindi bisogna essere proprio dei kamikaze per andare giù a quella velocità lì. Mentre ci segnala Radio Corsa che il gruppo di Zabel sta recuperando, anche se poco, adesso è segnalato a 48 secondi. Sono troppi, Davide, perché adesso davanti vanno 60 all'ora, poi quando ritorneranno sulla via Aurelia andranno comunque a 50 all'ora, quindi non hanno nessuna possibilità di rientrare. Mi sembra anche Sciandri davanti, Sciandri che ha già fatto una bella Milano-Sanremo nel 96 quando arrivò quarto, l'ultimo successo italiano, quello di Colombo, 96. Poco più di 20 minuti di gare, poi conosceremo il nome del vincitore di questa 93esima Milano-Sanremo. Ci ha raggiunto in postazione Candido Cannavò, il direttore per eccellenza, che ci accompagnerà anche al Giro d'Italia, sarà ospite fisso del processo alla tappa. Allora Cannavò, dopo 6 anni forse potremmo rivincere questa Sanremo, teniamo le dita incrociate, però Zabel per adesso è fuori gioco. Anche per non interrompere la vostra telecronaca in un momento così intenso di speranza, e quindi è meglio che continuiate voi, poi magari spenderemo qualche parola, mi pare ci siano delle buone prospettive, questo credo che si possa dire. In genere noi spingiamo con la voce quei corridori che ci stanno nel cuore. È comunque questa un'edizione storica, oggi si romperanno degli equilibri. Consultando vari almanacchi, tra cui l'almanacco del ciclismo di Lamberto Righi, abbiamo scoperto che in 92 edizioni 46 vittorie italiane, 46 straniere, ma il dato più interessante è che per 46 volte sono arrivati allo sprint e per 46 volte c'è stata un'azione solitaria. Quindi oggi il tentativo di Bartoli e Celestino, c'è una caduta nella discesa della Cipressa, mi sembra un corridore della Mercatone 1 a terra. Aspettiamo notizie da Radio Corsa per vedere di chi si tratta. Attenzione! Un altro corridore della Telecom che purtroppo è andato a finire contro il guardrail, si tratta di Veseman, linea Fabretti. Alessandro, hai notizie sulla caduta? No, Auro, perché io mi trovavo nel gruppo di testa ed ho scivolato anche per Nicolà Jalabert senza conseguenze. Adesso è Cassani, siamo ormai sull'Aurelia, siamo a 17 km dall'arrivo, Celestino, Bartoli, questo è il gruppo degli immediati inseguitori, ma rivediamo. Immagini drammatiche queste, vediamo Veseman disteso sull'asfalto, è andato a sbattere contro il guardrail, con lui un altro corridore a terra, non si muoveva Veseman, almeno sembra sia proprio il tedesco della Deutsche Telekom a terra. Adesso vediamo Cassani, poi vediamo Bossoni, poi dovrebbe esserci Vinokur sempre in terza posizione, siamo a 16 km dall'arrivo, il vantaggio di Celestino e Bartoli mi sembra che sia di 50 metri. Il gruppo sta recuperando. Alessandro Fabretti, tu sei sempre in coda al gruppo dei battistrada? Io sono sempre in coda al gruppo dei battistrada, non mi sembra di vedere Laurent Jalabert. Sì, Laurent Jalabert aveva perso probabilmente il contatto in precedenza, d'altronde era influenzato. C'è anche Fred Rodriguez, vediamo la maglia di campione americano, altro corridore veloce. C'è anche Bossoni, come hai detto. Sì. C'è il cigno di Busseto. Sì, è di Busseto, quest'anno è passato la Tacconi, siamo ormai a 15 km dall'arrivo, mi sembra Echebarria questo ragazzo, Unai Echebarria da non confondersi con colui che ha sfiorato più volte la Liegi Bastogne Liegi. Gli spagnoli non hanno un feeling con le classiche, anche se proprio la Sanremo è stata vinta per due edizioni da Poblet, ma è un caso unico. Sì, infatti è l'unico spagnolo ad aver vinto la Milano-Sanremo per due volte.
è proprio il corridore parmigiano che vediamo inquadrato dall'alto, Bossoni. Il vantaggio di Celestino e Bartoli è nell'ordine di 100 metri, hanno fatto la differenza nella discesa della Cipressa. Bartoli, sono già tanti anni che vorrebbe agguantare la Milano-Sanremo, per lui solo dei piazzamenti. C'è anche Radaelli adesso. Sì, adesso c'è Radaelli, quindi ci sono almeno 3-4 uomini della Tacconi Sport. Siamo ormai in vista di Arma di Taggia. I paesi che vengono attraversati tra la Cipressa e il Poggio sono Riva Ligure, quindi si passerà ad Arma di Taggia, Capo Verde, quindi Bibio a destra per il Poggio di Sanremo. Tutti in gruppo. Il gruppo ritorna compatto. Vediamo Ignazio Gutierrez. Poi c'è anche il campione di Spagna, c'è Florencio della Once, c'è un tentativo da parte di un uomo della Mobilvetta, mentre mancano 15 chilometri al traguardo. Sempre Paolini, c'è anche Paolini lì davanti che sta controllando la situazione, ci sono Bettini, c'è Freire che non abbiamo ancora visto, ma c'è, in quanto essendo l'uomo più veloce della squadra, si cerca di mantenere un po' di forza per la volata finale. Se dovessimo fare un pronostico riferito alla presenza delle squadre in questo gruppo di testa, potremmo dire Mapei e Fassabortolo hanno molti uomini anche pronti per un attacco. Anche l'acqua e sapone non per un attacco, perché loro dovranno soprattutto difendersi, ma abbiamo visto Lombardi, c'è Gentili, c'è Mario Cipollini, eccolo lì Freire. E Oscar Freire fino adesso si è mantenuto nella pancia del gruppo, ha cercato di risparmiare energie per uno sprint. Eh sì, adesso c'è Peron, mi sembra, davanti. Un altro giramondo, Andrea Peron, corridore varesino, ha cambiato molte squadre ma sempre all'estero. Sì, e con lui c'è Flecha, uno dei pochi spagnoli che va forte nelle corse di un giorno. Juan Antonio Flecha Giannoni, quindi origini italiane anche per lui. La mamma è delle parti di Ancone, marchigiana. Sì, nata, poi si è trasferita in Argentina, lo stesso Juan Antonio è nato a Buenos Aires e adesso vive in Spagna. E guarda chi c'è davanti, guardate nell'alto del teleschermo con il numero 27, c'è anche Pellizzotti che ha vinto una tappa alla Tirreno Adriatico. Ottimo scalatore Pellizzotti, è in nona posizione adesso. Anche lui sarà uno che sicuramente ci proverà sul Poggio. C'è anche Maximilian Sciandri, vedete Bettini, quindi notiamo Giovanni Lombardi che ha tenuto bene sulla Cipressa, vedete con il 13 Giovanni Lombardi, c'è Vinokurov. Attenzione perché ci sono Petacchi, ancora... Petacchi, eccolo qui Petacchi. Ecco, ci sono adesso questi due uomini al comando. 14 secondi per Peron e Flecha, un'azione similare la portarono qualche anno fa Brasi e Virenque, ti ricordi? Poi Brasi non collaborò e il tutto si spense sul Poggio. Sì, se Brasi collaborava potevano anche arrivare, però arrivarono ordini di scuderia e quindi Brasi non collaborò. Fra l'altro Peron è il campione italiano in carica della cronometro, della specialità cronometro, in quanto Marco Velo, che aveva vinto anche se per un solo secondo, è stato poi squalificato. Adesso si sono messi in testa gli uomini della Fassabortolo, gli uomini dell'Acqua e Sapone, c'è vento contrario, quindi un problema in più per i due uomini al comando. Andrea Peron e Juan Antonio Flecha, vediamo il loro margine, 15 secondi il vantaggio, però mi sembra che dietro si stiano organizzando, vediamo anche Armstrong in decima, dodicesima posizione, c'è Cortinovis adesso, corridore della Lampre in testa al gruppo, bravissimo Paolini, questo giovane della Mapei Quickstep che è rimasto davanti, ormai sono 40 chilometri che lo vediamo tirare Paolini, un corridore di sicuro interesse. Proprio bravo, un ragazzo che è passato nel 2000, si è sempre messo al servizio della squadra, lo sta facendo tuttora, vedete che sta tirando tutta, ecco perché tante volte le azioni non vanno a buon fine in questo tratto, perché ci sono almeno 10 corridori che devono dare tutto in questo tratto in pianura, perché poi devono lavorare per i capitani. Lo sta facendo adesso Paolini, lo sta facendo anche Gentili dietro, anche ha accelerato Paolini, probabilmente è stato un ordine di Bettini e di Freire. Il vantaggio
di Flecce e di Peron stava diventando preoccupante. Adesso è nell'ordine di 10 secondi. 10 secondi per Peron e Flecce. Si attraversa l'abitato di Arma di Taggia passando sul ponte del fiume Argentino. Dopodiché Galleria Castelletti e Bivio del Poggio. Ancora non ci sono notizie, le immagini erano drammatiche di Veseman steso sull'asfalto, caduto nel corso della discesa del Poggio. Non abbiamo ancora notizie sulle loro condizioni, mentre Di Luca è in corsa. Si è ritirato invece Eric Decker. Allora, tra un po' comincerà il Poggio. Prima abbiamo visto Bettini fare un allungo nella cipressa, ma non era un allungo convinto. Io mi aspetto un grande attacco da parte di Bettini sul Poggio, come anche Pellizzotti, che è lì davanti, sta correndo molto bene e anche lui ha la sparata giusta per tentare almeno un attacco. Mentre io, Davide, mi faccio partecipe di un'immagine che sinceramente non mi aspettavo di vedere, un Armstrong davanti, chissà, potrebbe anche inventare, allora sarebbe un'apoteosi, un corridore che è la prima uscita stagionale, ti fa la differenza sul Poggio, potrebbe essere una cosa eccezionale. Qualche istante di pubblicità e poi di nuovo in diretta con la 93esima Milano-Sanremo. Mancano 12 chilometri al traguardo, sono stati raggiunti Flecce e Peron. Il gruppo torna compatto, un gruppo però ridotto causa due cadute. C'è Zabel che ormai è in ritardo di oltre 40 secondi e non potrà più recuperare. Nel gruppo con Zabel c'è anche Pantani, nel gruppo di test invece ci sono Cipollini e Petacchi, i nostri migliori velocisti, ci sono Bettini, Figueras, c'è Pellizzotti e c'è, come detto, Lance Armstrong. Non dimentichiamoci di Bartoli con Celestino, che avevano tentato un allungo nella discesa della cipressa per poi essere raggiunti. Eccolo là, Lance Armstrong, c'è anche Fred Rodriguez che si riconosce molto bene perché ha la maglia di campione americano. Siamo ormai a 10 km dall'arrivo, vedete che adesso si lotta per la posizione, ormai comincia il Poggio. Vediamo Joachim, attenzione. C'è un altro allungo di un atleta della Tacconi Sport. Potrebbe essere Radaelli. Proprio di nuovo. Radaelli non è nuovo ad azioni solitarie. Ricordiamo sue lunghe fughe al Giro d'Italia. Radaelli che ha raccolto molto poco in carriera. Linea ad Alessandro Fabretti. Sì, Auro, ormai siamo a 10 km dalla conclusione, mi sono solamente potuto avvicinare all'ammiraglia di Pevenage, non ho potuto intervistarlo, questo in base ai regolamenti. Ha scosso il capo, come dire, ormai è finita. Gli ho chiesto quali fossero le condizioni di Veseman, mi ha detto così e così, quindi insomma grandi conseguenze probabilmente non ne ha riportato. Le immagini erano assolutamente drammatiche, quindi aspettiamo un referto medico da parte del dottor Tredici, che è intervenuto, ma ancora non possiamo dirvi nulla di più su quanto successo a Stephen Veseman della Deutsche Telekom. Viene raggiunto Radaelli e tra poco sarà Poggio di Sanremo, una salita che misura 3700 metri con una pendenza massima del 7%. È stato rifatto l'asfalto da poco, ci sono migliaia di tifosi lungo questi tornanti che portano il gruppo sul Poggio di Sanremo. Adesso c'è in testa Zinetti, corridore della Index Alexia, siamo ormai in... dovrebbe... ecco, comincia adesso il Poggio. È cominciato il Poggio, pronti con i cronometri. Il record di questa salita appartiene a Furlan, che nel 94 la coprì in 5 minuti e 22 secondi. Di solito si sale in 6 minuti o qualche secondo meno. Ai 40 allora. E non si toglie mai il 53, alcuni montano il 44-46. Sì, Zabel era uno di questi, aveva montato 45-53, però Zabel ormai è tagliato fuori e adesso c'è Basso. Ivan Basso, corridore varesino, uno degli emergenti. Ivan Basso ha partecipato alla Parigi-Nizza. In prima e seconda posizione due corridori che cercano di tenere il ritmo costante, non elevatissimo, perché ci sono due corridori della Passabortolo per Petacchi. Poi c'è anche Gentili, che è lì anche lui a controllare la situazione per Cipollini. Potrebbe fare da stopper, come si dice in gergo, Gentili, in modo da evitare che qualcuno possa sganciarsi. Naturalmente Cipollini vorrebbe
un arrivo allo sprint, quindi se si dovesse scollinare tutti assieme allora Cipollini avrebbe grosse chance di vittoria. Gruppo sempre tirato da Ivan Basso, e se non ci dovesse essere un'azione violenta di Bartoli, a questo punto potremmo dire che anche la Fassa Bortolo sta lavorando per Petacchi. Per me sta lavorando per Petacchi, non penso che Bartoli cercherà di scattare. Potrebbe farlo all'inseguimento di qualcun altro, potrebbe tentare Bettini, potrebbe tentare Pellizzotti, potrebbe tentare anche Vinokurov, che ormai non ha più Zabel. E poi vediamo chi c'è, c'è anche Figueras. Abbiamo assistito a una sparata di Figueras nella salita della Cipressa. Un corridore banesto sta guadagnando posizioni, c'è anche Peter Van Petegem, c'è Schmil. Sono corridori di esperienza, ecco. Dovrebbe essere proprio Vinokurov, Aleksandr Vinokurov, corridore di Petropavlovsk. Buona questa sua azione, siamo nelle vicinanze del Santuario Madonna della Guardia, dove fecero la differenza Fignon, poi Saronni, Jalabert e Fondriest. A ruota di Vinokurov si è portato Samuel Sanchez della Euskaltel Euskadi. L'andatura adesso è aumentata, si rialza Vinokurov, insiste nuovamente questo corridore Samuel Sanchez Gonzalez. Questo è un corridore asturiano, quest'anno è partito molto forte, è passato nel 2000 a 24 anni ed è arrivato terzo sulla tappa del Col d'Elz, vinta da Dario Frigo, e dodicesimo nella classifica finale della Parigi-Nizza, quindi corridore in forma. Insiste ancora il corridore spagnolo della Euskaltel, per lui 50 metri di vantaggio. Abbiamo visto in terza posizione Figueras, che ha una maglia simile a quella della Euskadi, continuare a voltarsi, quindi Figueras forse non ha avuto il coraggio di inserirsi nella ruota di Samuel. Sì, forse non lo conosceva, quindi ha lasciato fare, ha aspettato altri protagonisti, e per il momento Samuel Sanchez ha 100 metri di vantaggio. C'è una caduta, un'altra caduta, linea d'Alessandro. Ora sono caduti Ebersold del Team Coast e Kivilev della Cofidis. Adesso anche con il numero 166 Massimiliano Mori, Mercatone 1. Rivediamo, si stanno rialzando comunque. Sì, vediamo che tutti sono ripartiti, chiaramente loro non avranno più possibilità. Inquadrato Paolini, che ha lavorato molto nel tratto tra la Cipressa e il Poggio, una Sanremo da ricordare per il corridore brianzolo di Brenna. Immagini nuovamente sul battistrada, Samuel Sanchez Gonzalez, giovane spagnolo della Euskaltel Euskadi. Notizie confortanti per quanto riguarda Danilo Di Luca, che è ritornato in bicicletta anche se ormai distanziato di diversi minuti. Non abbiamo ancora invece notizie sulle condizioni di Veseman. Il vantaggio di Samuel Sanchez, 50 metri, vediamo chi si porta all'inseguimento, è proprio Davide Rebellin, il corridore veneto, poi c'è Pellizzotti, c'è Bettini, questo è un gruppetto interessante. Eccolo qui, parte Bettini, ma c'è anche Savoldelli in questo gruppetto. C'è Paolo Savoldelli, corridore che quest'anno è passato alla Index Alexia, il forcing di Paolo Bettini all'inseguimento di Samuel Sanchez, che sembra non avere più energie per continuare nella sua azione d'attacco. Paolo Bettini una rasoiata sul Poggio. Eccolo qui Paolo Bettini, corridore livornese, che naturalmente avrebbe anche aiutato Freire in caso di arrivo allo sprint, ma che vuole provarci tutto solo. Paolo Bettini all'attacco sul Poggio e Giuliano Figueras al suo inseguimento. Le nuove leve del ciclismo di casa nostra, vediamo in terza posizione Savoldelli e c'è anche Pellizzotti in quarta posizione. Quest'anno forse, a differenza degli altri anni, Davide, c'è una selezione incredibile sul Poggio. Sì, Bettini è partito come una scheggia, ha guadagnato 100 metri, non ce la fa Figueras a rimanere nella scia di Bettini, anche Pellizzotti in difficoltà, Savoldelli invece saliva più regolare, adesso è finito, è terminato il tratto più impegnativo, ancora 500 metri allo scollinamento. E non dimentichiamo che Paolo Bettini è un funambolo in discesa, ci aveva già provato 2 anni fa proprio nella discesa del Poggio ed era stato raggiunto sull'Aurelia. Per Bettini 50 metri di vantaggio, primo piano ancora Moto 1 per Paolo Bettini, corridore livornese della California. Sembra che sia un'azione strepitosa questa di Bettini, è rimasto solamente Giuliano Figueras, questa
è una concentrazione di tifosi, sono venuti da tutta Italia, sono qui da due giorni, hanno parcheggiato camion, hanno esposto striscioni per stare vicini ai propri beniamini. E Paolo Bettini conclude in questo istante la salita del Poggio, adesso una discesa che misura 3 km e 200 metri dovrà percorrere Bettini, ancora 5 km e 4, la discesa del Poggio presenta 23 curve con 6 tornanti. Bettini, Figueras e poi a 12-13 secondi sì, il gruppo. A 14 secondi il gruppo, a 6 secondi c'è Giuliano Figueras. Bettini, lo sappiamo, è forte in salita ma è altrettanto forte in discesa, quindi ha un vantaggio abbastanza consistente, quindi potrebbe anche farcela. Mancano 5 km all'arrivo. Il problema è sempre il solito. L'arrivo in via Roma non consente spesso a chi attacca in maniera brillante sul Poggio di raggiungere il traguardo. Quei 2 km e 200 metri sono terribili per un corridore da solo quando dietro ci sono 50 corridori a darsi il cambio. Guadagna Figueras, 50 metri il ritardo di Figueras su Paolo Bettini, a 14 secondi il gruppo tirato almeno prima era in testa Sciandri. E vediamo se Paolo Savoldelli, che era in questo plotone di testa, riuscirà a far valere le sue doti di discesista. Vedete Bettini in prima posizione, Figueras a 20 metri, forse dall'elicottero capiremmo meglio il margine di vantaggio per quanto riguarda Bettini e Figueras. Queste sono immagini relative al gruppo, un gruppo nel quale ci sono Cipollini, c'è Freire, c'è Petacchi. Vediamo Paolo Bettini, una decina di secondi sul gruppo mentre sta per arrivare Figueras. Se Figueras dovesse raggiungere Paolo Bettini, in due potrebbero avere qualche chance sì. In più. 4 km all'arrivo, ancora un chilometro di discesa ripida, discesa del Poggio. Ecco, vediamo questo tornante, vediamo dove sta per rientrare, ormai è nella scia Figueras, il gruppo più indietro. Due non lo vediamo ancora. All'attacco, il gruppo è sta lì guadagnando. A 100 metri, purtroppo sta guadagnando il gruppo, due italiani al comando, fasi conclusive di questa prima prova di Coppa del Mondo. Magari fosse un arrivo come il Giro di Lombardia, come ci suggerisce il direttore di Rai Sport Giovanni Bruno in cuffia, ma sarà complicato per questi due ragazzi coprire i 2 km e 2 tra la fine della discesa del Poggio e l'arrivo che posto in via Roma. Anche perché c'è Savoldelli in testa al gruppo, 8 secondi, quindi quasi dimezzato il vantaggio. Adesso vediamo chi c'è in testa. C'è proprio Pellizzotti, al secondo anno di professionismo, questo giovane atleta veneziano di Bibione, in seconda posizione Savoldelli. Attenzione anche a Incapi, in questo gruppo è presente Lance Armstrong, il 3 volte vincitore del Tour de France, ben 4 uomini della Index Alezia, la formazione di Paolo Savoldelli. 8 secondi ancora il vantaggio quando mancano 3 km al traguardo, ancora 700 metri di discesa. È un po' in affanno Bettini, adesso fatica a stare nella scia di Figueras, si è uscito troppo piano da questa curva, il gruppo sta rinvenendo, ci sono anche diversi uomini dell'Acqua e Sapone, si stanno organizzando, c'è anche Mario Cipollini, lo vediamo in questo momento. Bisognerebbe proporre un sondaggio al pubblico per capire se sia più vero un arrivo in corso Cavallotti, ovvero subito dopo la fine della discesa, oppure in via Roma. Nel corso della storia, nel corso di queste 92 edizioni, si è arrivati sia in corso Cavallotti che in via Roma, ma gli ultimi anni hanno evidenziato che i 2 km e 2 di pianura consentono a chi è dietro di recuperare. Bettini si volta, anche quest'anno è arrivato sull'Aurelia, assieme a lui Figueras, si voltano, cambi regolari, allora potrebbero bastare anche quei pochi secondi di margine che hanno acquisito. Siamo a 2 km dal traguardo, corso Cavallotti per Figueras e Bettini, il gruppo è lì a 200 metri, tirato da Maximilian Sciandri, è presente anche Paolo Lanfranchi, corridore che ha fatto discutere molto per il suo comportamento al campionato del mondo.
inquadratura adesso per Massimiliano Gentili che sta organizzando il treno dell'Acque Sapone, sì. Cantina Tollo, la formazione di Cipollini, Bartoli in seconda posizione, poi vediamo Van Petegem e Schmil, c'è anche Fred Rodriguez, Freire intorno alla decima posizione, ancora non è stato inquadrato Mario Cipollini. Sì, il problema è che c'è vento contrario, da dietro si stanno organizzando, c'è Gentili, abbiamo visto anche altri uomini in testa, Bartoli, Perpetacchi, ancora c'è Freire alla ruota di Mario Cipollini, siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro, ma sta rientrando il gruppo. Niente da fare, niente da fare per loro. Meno di 100 metri, anche quest'anno Paolo Bettini è stato raggiunto sull'Aurelia. Una disdetta questi due chilometri che dividono la fine della discesa del Poggio al traguardo in via Roma. Triangolo rosso dell'ultimo chilometro e anche quest'anno la Sanremo si concluderà in volata. Oscar Freire per una prima, ma soprattutto Mario Cipollini che al suo 14° tentativo con 2 secondi posti vorrebbe finalmente tagliare questo traguardo a braccia alzate. Attenzione a Freire e affidiamo sì. Le nostre speranze anche a Petacchi, corridore spezzino, insiste Bettini. Sì, 700 metri l'arrivo, gruppo ormai compatto, allungatissimo, c'è anche Trenti, compagno di squadra di Mario Cipollini, eccolo lì. Guido Trenti, corridore di passaporto americano ma italianissimo. Cipollini messo benissimo, ma dietro di lui c'è Fred Rodriguez e parte Lombardi. È in quarta posizione Mario Cipollini che oggi giustamente corre con il casco. L'anno scorso aveva disputato questa volata senza il caschetto. Mario Cipollini è già davanti, Mario Cipollini al vento ai 200 metri finali. Ancora Cipollini, ma è Rodriguez. Cipollini vince la 93esima edizione della Sanremo, una volata da principe degli sprint. Mario Cipollini davanti a Fred Rodriguez al terzo posto, il campione del mondo. Freire taglia il traguardo sconsolato. Paolo Bettini, nonostante fosse al vento ai 200 metri finali, Cipollini non ha avuto avversari, solamente un fenomeno come Zabel avrebbe potuto contrastare Mario Cipollini, ma Zabel, lo ricordiamo, causa una caduta è rimasto tagliato fuori. L'abbraccio di Vincenzo Santoni, team manager a Cipollini, che dopo 14 anni corona un sogno. Linea ad Alessandra. Non hai voluto battere fino all'ultimo, ma ce l'hai fatta. Non c'è cosa da dire. Cosa devi dire? Vita è una vita, è un sogno. E cosa vuol dire per te questa vittoria? Dire tantissimo. Ma vuol dire una vita di sacrifici, una vita di sogni realizzati. Spero di presto qua la mia famiglia. Una dedica speciale, Mario. Ma una dedica a tutte le persone. Stamattina sono contento di Gian e l'ho fantastica, quella di Adriano. Adriano si... Purtroppo abbiamo problemi con il radiomicrofono, ma si è capito chiaramente che Cipollini stava dedicando questa vittoria nella Sanremo ad Adriano De Zan. Ci associamo a questa bellissima dedica di Re Leone che, ripetiamo, dopo 14 anni finalmente è riuscito ad arrivare qui in via Roma a braccia alzate. Una vittoria splendida, fantastica, qui si possono sprecare gli aggettivi. Sì, l'avevamo detto in apertura del cronaca, mai come quest'anno andava forte in salita, mai come quest'anno era sicuro, determinato, con una squadra che poteva supportarlo fino agli ultimi 200 metri e così è stato. Lombardi, Trenta, prima Gasperoni, poi Colombo, Gentili, sono stati tutti fantastici, ma vediamo proprio gli ultimi 700 metri. Bettini non si dà per vinto, comunque si lancia dopo l'ultima curva, ma dietro arriva Figueras, arrivano ma soprattutto gli uomini dell'Acque Sapone. Si porta al comando Trenti. Trenti, vedete che con la maglia bianco, con la maglia zebrata, supera il corridore in quarta posizione, eccolo qui, Trenti, si porta al comando, supera Bettini e Figueras, prosegue nell'azione.
Mancano ormai 400 metri all'arrivo, mi sembra che ci sia Marzola in seconda posizione, eccolo qui, Lombardi guarda, controlla, vede che c'è Mario Cipollini dietro e ai 300 metri parte, Cipollini a Fred Rodriguez nella scia, parte Lombardi, Mario Cipollini, la strada è in leggerissima salita, vento contrario, quindi c'era il rischio di piantarsi, poi ai 250 metri Cipollini si sente talmente bene che parte, era un po' lungo ma non c'è stato nulla da fare, Fred Rodriguez vedete che perde un metro, cerca di rimontare ma non c'è stato niente da fare, Cipollini oggi è stato il più forte. Vedete Fred Rodriguez guadagna un metro ma la potenza di Re Leone Mario Cipollini è devastante quando sprigiona negli ultimi 100 metri per gli avversari, non c'è nulla da fare, arriva proprio in questo istante il gruppo con Zabel e Pantani, c'è anche Ivanov in questo gruppo, c'è anche Bramati e c'è il tutti e due gli Ivanov, sia quello dell'Alessia che quello della Fassa Bortolo. Rivediamo da questa inquadratura lo sprint a bocca aperta, oggi ha corso con il caschetto Mario Cipollini. Rivediamo ancora questo gesto atletico eccezionale. E in via Roma, il primo è proprio lui. Linea ad Alessandro Fabretti. Eccoci, eccoci con il vincitore Mario Cipollini. Ha cambiato squadra, ha voluto una formazione tutta al suo servizio per conquistare quello che era forse l'obiettivo principe della sua vita a questo punto. Mario, all'età di 35 anni sei riuscito a vincere la Milano-Sanremo. Ma sì, si è avverato. Come ma sì? Si è avverato un sogno, ora riesco, non riesco neanche io a capire quello che sta succedendo, mi ci vorrà un po' di tempo per rendermi conto, so soltanto che è una grande soddisfazione e la percepisco dagli altri in questo momento. Mario, e intanto Mario Cipollini viene chiamato per la premiazione, l'abbraccio per il suo compagno Scirea. Linea ad Alessandra De Stefano. Guarda, noi stiamo aspettando qui sul traguardo Danilo Di Luca che dovrebbe arrivare a momenti, abbiamo visto la moglie di Mario Cipollini e le sue figlie stanno entrando adesso nel box della firma. Queste sono lacrime sincere di gioia tra Scirea che ha passato una vita a tirare le volate a Mario Cipollini, vedete Fred Rodriguez in seconda posizione, terzo non è Freire, dovrebbe essere stato passato proprio sulla linea, presto vi daremo l'ordine d'arrivo. Mario Cipollini, ritratto di famiglia con sua figlia Alessandro, a te la linea. Figlia che sta probabilmente salendo sul podio delle premiazioni, Mario, allora anche con tutta la famiglia. Cosa dire, grande felicità, per ora ho detto, dico quello che ho detto prima, non riesco nemmeno a capire. Ecco, e naturalmente viene chiamato con veemenza al podio per la premiazione, forse merita questo momento. Io ricordo, Davide, l'anno scorso la presentazione del sito ufficiale di Mario Cipollini, nonostante fosse ancora deluso dal secondo posto alle spalle di Zabel, Cipollini scrisse sul sito internet: do appuntamento ai miei tifosi alla prossima edizione della Sanremo, il 23 marzo del 2002 sarò là ancora a giocarmi la vittoria e oggi l'ho ottenuta in maniera netta e potremmo definire esaltante. Penso che sia il corridore con più partecipazione al Milano Sanremo perché quest'anno era la sua 14ª presenza, dopo due secondi posti, uno nel 94 e uno l'anno scorso, la vittoria. Linea ad Alessandra Fabretti, Alessandra De Stefano. Sono con chi ha creduto in Mario Cipollini fino alla fine, con Vincenzino Santoni, il creatore dell'acqua e sapone Cantina Tollo, l'ideatore. Allora tu hai, Vincenzino, lasciato per così dire Danilo Di Luca per puntare tutto su Mario Cipollini, una scelta difficile ma oggi sei stato ripagato. Sì, io ho creato l'acqua e sapone insieme a mio amico Palmiro Masciarelli, gliela voglio dedicare questa vittoria perché per noi è un grosso lavoro. Ma soprattutto Mario è stato grande e io ci ho creduto fin dalla nostra rapporti che erano iniziati durante il Giro d'Italia e poi quando ho visto l'anno scorso in quale modo aveva perso questa Milano Sanremo ho capito che poteva vincerla. Complimenti Santoni, vorrei, linea a De Stefano. La vorrei sì, allora dedicare a mio carissimo Adriano. Sì, la dedica ad Adriano De Zana è stata bellissima, quella che abbiamo sentito da Mario Cipollini, siamo accanto a Mario Scirea. Mario ha detto purtroppo non ho potuto vedere l'arrivo perché sono caduto, però mi dicevi la scaramanzia, lui non ha voluto parlare con nessuno perché? Perché la sentiva molto questa corsa e sentiva, più che altro sentiva di star bene e di poterla vincere.
e scaramanticamente non ha voluto fare nessuna intervista a proposito di questa Sanremo. Tante avventure insieme, cosa significa per te vederlo sul podio? Guarda, è una cosa bellissima perché è dall'anno scorso che ci stiamo pensando a questa Sanremo. Indirettamente anch'io ero coinvolto tanto, abbiamo sofferto tante volte assieme e tante volte ci abbiamo pensato a Sanremo, pensavamo sempre al festival, questa volta invece ha avuto anche la vittoria, vedevamo sempre Zabel a vincere e vabbè. Grazie Mario Cilea, a voi. Mi rivolgo ai colleghi De Stefano e Fabretti, se fosse possibile anche una testimonianza di Antonio Salutini, direttore sportivo storico di Cipollini, che ha voluto seguirlo nel suo passaggio dalla Saeco all'Acqua e Sapone. L'abbiamo visto in lacrime, commosso sul traguardo. A voi la linea. Ci sono gli occhi di Antonio Salutini, ne hai viste tante di vittorie di Mario Cipollini, ma questa è particolare. Questa, diciamo, è la più bella e quella che si cerca da tanto insieme, ce l'abbiamo fatta. Hai sempre il sorriso sulla bocca, quest'oggi non riesci nemmeno a sorridere, tanta e tale la tua emozione. Come avete costruito questa vittoria? C'è anche Petito intanto. L'abbiamo costruita, si può dire, con una squadra eccezionale che hanno lavorato in una maniera egregia. In finale si è controllato quando è uscito fuori Bettini all'alto, perché si sapeva che si poteva ricuscire agli ultimi 2 chilometri, c'era il vento in faccia. Così è stato e sono stati eccezionali tutti i ragazzi. Credo che la vittoria non sia che la ciliegina di una preparazione, naturalmente. Mario è partito da lontano per questa corsa qui, diciamo che da fine ottobre che sta facendo dei lavori per la Sanremo, finalmente quest'anno ce l'abbiamo fatta. Mi dicevate non solo su se stesso ma anche e soprattutto sui compagni, quelli giovani. Sono stati veramente tutti bravi, hanno dato il massimo di loro, perché anche loro avevano fiducia in Mario, perché l'ultima corsa che si è fatta avanti di questa l'abbiamo vinta. Petito, e adesso il mondiale? Ma è mondiale, adesso godiamoci questo successo, dobbiamo cambiare un po' stravolgi i nostri programmi, perché noi non eravamo invitati di diritto alle gare di Coppa del Mondo, prima di tutto il Fiandre, adesso dobbiamo rivedere un po' tante cose, dobbiamo già cominciare a lavorare. Complimenti a Petito, naturalmente a Salutini, se abbiamo il tempo di sentire ancora Mario Cipollini, naturalmente io lascerei anche il microfono a Mario Cipollini, nel frattempo sta effettuando l'intervista con il collega della radio, Emanuele Dotto. La squadra è una nuova dimensione, una grande concentrazione, stimoli nuovi, perché delle persone hanno avuto fiducia in me, io spero di continuare a ricambiarle in questo modo, dei compagni straordinari. A proposito dei compagni, tu hai raccontato come questa vittoria è anche merito loro, ce la vuoi raccontare? Ma mi sono stati sempre vicini per tutta la gara, diciamo che è stata una Sanremo un po' strana, perché il vento comunque ha influito molto, poi la caduta penso a Imperia è riuscita a